Anche dopo l'annuncio del piano d'acquisto straordinario della BCE, spread tra BTP e Bund in forte calo. L'Europa corre ai ripari contro il coronavirus, scuole chiuse in Regno Unito, Merkel, la più grave crisi dalla Seconda Guerra Mondiale. Coronavirus, l'umanità in quarantena, l'ambiente ringrazia, l'inquinamento crolla ai minimi storici nelle zone sottoposte a blocco. Aprono toniche le borse del vecchio continente dopo l'annuncio della Banca Centrale Europea che si è detta pronta a fare tutto il possibile per sostenere l'economia infettata a morte dal coronavirus. Il nuovo Whatever It Takes è un piano d'acquisto di 750 miliardi che comprende titoli di Stato e privati. Oggi non solo le borse ma soprattutto lo spread ne ha beneficiato, arrivando per esempio in Italia a 185 punti differenziali rispetto ai 270 di 24 ore prima. Il rientro è trainato dall'annuncio di flessibilità nell'acquisto dei titoli, cioè privilegiando i paesi più in difficoltà. E non c'è solo il bazooka della Lagarde, anche gli Stati Uniti si muovono. Il Senato ha approvato quasi all'unanimità un piano di aiuti sociali da 100 miliardi di dollari per tamponare i danni del coronavirus. Wall Street chiude comunque in forte calo, come le asiatiche. Seoul, la peggiore, a meno 8,4. Alla fine, anche per il Regno Unito, il momento è arrivato. Dopo il contestato stoicismo immobilista dei giorni scorsi, anche il governo Johnson, ultimo in Europa, ordina la chiusura di scuole e università. Una scelta in cui pare abbia pesato il computo in aumento di contagiati e decessi, che ha portato il Premier a promettere tamponi a tappeto per i cittadini. Naturalmente ciascuno dovrà prendere le sue decisioni. Io credo, come ho già detto, nella libertà, ma non dubito che si tratti di scelte molto importanti che stiamo facendo nella nostra vita quotidiana. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato come l'Europa si trovi di fronte alla più importante sfida fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Merkel ha ribadito la fiducia nei ricercatori che stanno lavorando contro il tempo per trovare una cura all'epidemia. E la Francia nel frattempo è impegnata a monitorare le restrizioni al movimento entrate in vigore martedì, limitazioni che, come annunciato dal Premier Edouard Philippe, non saranno probabilmente le ultime. La verità è che oggi non conosciamo tutti i passi che dovremo compiere per affrontare gli effetti dell'epidemia sul nostro paese, pertanto chiederemo al Parlamento di autorizzarci ad adottare nuove misure per mezzo di un'ordinanza che riguarderà molti settori. Stato di emergenza anche per il Portogallo, tra gli ultimi paesi europei a correre ai ripari. A preoccupare qui sono soprattutto la vicinanza e i numerosi scambi intrattenuti con la Spagna, dove l'epidemia è ormai in aumento esponenziale. E proprio in Spagna il re Felipe si è rivolto al popolo chiedendo unità in questi giorni drammatici. Ci sono momenti nella storia dei popoli in cui la realtà ci mette alla prova in modo difficile, doloroso e perfino estremo, ha detto il re. Momenti in cui i valori di una società e la capacità stessa di uno Stato sono messi alla prova. In Italia, nel frattempo, le autorità temono che la conta dei decessi possa superare perfino quella registrata in Cina. La maggiore anzianità della popolazione spiega solo in parte il maggior numero di morti avvenuto tra gli italiani, un fatto questo che concorre ad alimentare l'inquietudine del Paese. È Bergamo al momento la provincia italiana più colpita dal coronavirus. Qui ci sono il 27% dei morti di tutta la regione Lombardia, pari a 50 persone al giorno. Il sistema sanitario è al collasso, ne parliamo con il primario Lorenzo Battia. Potrebbe descriverci la situazione, soprattutto della terapia intensiva? Abbiamo saturato la disponibilità di posti letto, quindi abbiamo grossi problemi, dobbiamo mandare i pazienti in altri ospedali, ma tutte le unità di terapia intensiva della regione sono piene, quindi in realtà questo è un grosso problema. Tutti i posti sono occupati, 20 posti sono occupati da pazienti con altre patologie e 80 sono occupati da pazienti con il coronavirus, quindi non ci resta alcun posto letto. Allora cosa farete?
Quanto vivendo, mamma di... E troveremo i pazienti da qualche altra parte in ospedale, forse nel pronto soccorso, o dovremo portare i pazienti in altri ospedali, ma lontano, perché gli ospedali vicini si trovano tutti nella stessa situazione. Le persone che arrivano sono di più di quelle che escono. Abbiamo già smobilitato il reparto di medicina interna, gastroenterologia e anche il reparto neurologico per fare spazio ai pazienti con coronavirus. Quindi la metà dell'ospedale si sta occupando di loro. E dovrete decidere chi verrà intubato e chi no. Finora i criteri sono gli stessi: i pazienti molto anziani con altre malattie gravi non sono intubati, per esempio, ma se il numero aumenta dovremo decidere, perché come dicevo abbiamo in reparto 100 pazienti e non ci sono più posti letto, e quindi se il numero dei casi in aumento dovremmo decidere di non intubare La situazione è drammatica, siamo molto giù di morale, nessun parente può stare con i pazienti durante il ricovero e alcuni purtroppo sono morti senza nessuno accanto. È vietato persino fare i funerali, neanche l'estremunzione può essere fatta correttamente. Non solo le persone, ma anche le merci vengono bloccate ormai ai valichi di frontiera della Polonia da quando il paese si è chiuso al resto del mondo venerdì scorso. Una scelta di cui Bruxelles non è affatto felice, poiché ribadisce che la circolazione delle merci alla base del funzionamento del mercato unico debba essere garantita. Ho parlato più volte con il primo ministro polacco ed è stato positivo sentirlo affermare che, in concerto con il resto degli stati membri, la Polonia sta lavorando al mantenimento di una corsia preferenziale per assicurare che vengano garantiti almeno i corridoi di passaggio e camion che trasportano merci. Intanto i ministri dei trasporti dei 27 Stati membri in una riunione telefonica hanno ribadito l'urgenza dello sblocco alle frontiere. Ma la Polonia è solo uno dei 10 paesi dell'Unione Europea ad aver introdotto dei controlli alle frontiere. L'Unione Europea a sua volta ha chiuso i confini esterni ai cittadini non europei, ribadendo però che persone e merci all'interno dell'Unione possono ancora circolare. Un altro problema è legato invece al minor numero di autotrasportatori disponibili a lavorare in questo periodo. La scorsa settimana abbiamo dovuto riportare al suo paese un camionista con il suo mezzo che non stava bene e si trovava in Italia. Questa persona andrebbe sostituita, ma ho già ricevuto 5 risposte negative da parte di camionisti che non vogliono più lavorare finché persiste questa epidemia. Penso che dalla prossima settimana la metà dei nostri camion rimarrà ferma per mancanza di conducenti. Finora il coronavirus ha messo a dura prova i sistemi sanitari e il tessuto economico europeo, ma se dovessero davvero chiudersi i confini significherebbe non avere più circolazione di merci e persino di generi alimentari, senza dimenticare le persone. L'umanità va in quarantena e l'ambiente ringrazia. Dai canali di Venezia, dove l'acqua è tornata limpida per la prima volta dopo decenni, alla pianura padana, dove la qualità dell'aria ha raggiunto un record positivo, il temporaneo arresto delle attività umane sembra fare assai bene al pianeta. Del resto, le rilevazioni parlano chiaro. In tutte le zone in quarantena, le emissioni di CO2 tendono a crollare ai minimi storici, come ormai evidente nel settentrione italiano, fino a poco tempo fa drammaticamente inquinato. Non è certo un bel segnale che l'attività economica si riduca, ma per il nostro pianeta è un sollievo, perché a ridursi sono anche i livelli di inquinamento. Il nostro pianeta è bello, ma è anche estremamente fragile, e credo che molti ora vedano questo inquinamento antropico in una prospettiva diversa. E dunque credo che nel dibattito sul cambiamento climatico questa osservazione debba davvero aprirci gli occhi, spiega Joseph Fischbacher dell'Agenzia Spaziale Europea. Lo stesso era già accaduto in Cina, prima a Wuhan e poi nel resto del paese. A partire da febbraio le emissioni di diossido di azoto sono crollate a picco, restituendo una qualità dell'aria che da quelle parti pareva ormai dimenticata.
예, 코로나 19로 인해서 세계 각국에서 사람들 통행 금지하고 폐쇄하고 그런으로 인해서 차량들이 전체 거의가 다 통제되는 가운데 그러다 보니 지구한테는 좋은 영향이라고 뭐 그렇게 얘기합니다. 환경에는 좋다. 환경은 좀 좋아졌다. 뭐 그런 말이네요. 베가모 저기가 코로나 19 이태리에서 사망자 중에서 27%가 저 지역에서 났다고 그럽니다. 다른 기사를 보니까 부고 보통 부고 소식에 보면 하루에 한 장 정도에 나오는 이제 그 정도인데 이 코로나 19로 인해서 저기는 하루에 50명씩 그러니까 한 페이지에 5명씩인다면 5장 뭐 이런 식으로 날마다 사망자 생기면서 날마다 50명씩 그렇게 사망했다고 그럽니다. 고령 인구가 많다 보니까 노령 인구가 많다 보니까 이제 노인들 같은 경우 질환이 여러 질환들 갖고 계신 그런 노인분들이 코로나 19 감염됐을 때 특히나 많이 취약하죠. 그래서 그 지역에 많이 사망자가 많이 생겼다고 그럽니다. 가족이 있어도 가족들이 임종도 지키지 못하고 왜냐하면 또 전염되면 안 되니까 그래서 그렇게 생을 마감했다는 그 아까 의사 인터뷰할 때 그런 내용도 있었고요. 슬프네요. 빨리 정상으로 다들 돌아갈 수 있었으면 좋겠습니다.